campione di Parigi 2016 coincide per Peugeot con l'offensiva nel mondo dei SUV. Due anteprime mondiali, Peugeot 3008 e Peugeot 5008. 2008 riprende gli elementi stilistici del mondo dei SUV e li integra con un interno tipicamente Peugeot, l'evoluzione del Peugeot i-Cockpit. Volante sempre più compatto, quadro strumenti digitale, touchscreen e l'evoluzione di poter comunque amplificare i sensi del conducente grazie alla scelta degli ambienti interni, sia in termini di colore, sia in termini di udito, sia in termini sensoriali legati alla profumazione dell'ambiente. Il 3008 è anche tecnologia imbarcata a bordo, tecnologia funzionale alla sicurezza del conducente. Primo fra tutto il Grip Control, che qui evolve. Il Grip Control è un sistema di motricità rinforzata che dà polivalenza al veicolo in situazioni particolarmente difficili di tenuta di strada, ad esempio in caso di neve, di sabbia o di fondi resi viscidi dal fango. Inoltre, 3008 è un sistema particolare per le condizioni difficili e impegnative per il guidatore in casi di forza discesa che permettono di dare ancora maggiore sicurezza alla conduzione del veicolo. Motorizzazioni ovviamente Euro 6, benzina da 130 a 165 cavalli, motorizzazioni Blue HD da 120 a 180 cavalli, con cambio manuale e cambio automatico, motori best in class, migliori nella propria categoria, puliti e parchi nei consumi. Grazie anche alla presenza dell'SCR che riduce gli ossidi di azoto e del FAP che abbatte le polveri sottili. Nuova 5008 nasce con l'ambizione di diventare leader nel segmento C-SUV a 7 posti e lo fa grazie a alcune caratteristiche principali. Prima fra tutti l'abitabilità, veicolo di 4,64 m con la migliore abitabilità del segmento. Grande polivalenza interna, sedili singoli, regolabili, della stessa dimensione, abbattibili, reclinabili per il massimo comfort possibile. Un unico piano di carico anche grazie all'abbattimento del sedile del passeggero anteriore. Dopodiché vano di carico più grande della categoria, 1060 litri. Il tutto accompagnato da motorizzazioni tutte best in class, vale a dire che a parità di potenza rispetto ai competitor sono le migliori in termini di consumi e di emissioni.